25 anni fa, un gruppo di ragazzi esperti di UCC nei videogiochi arcade venne ingiustamente condannato dalla chiusura delle sale giochi. Evasi nella vita reale, per anni si rifugiarono in vari forum vivendo in clandestinità. Sono tuttora attivi, ma se avete un gioco che nessuno riesce a finire e se riuscite a trovarli, forse potete vedere in azione i famosi Mame Retro Avengers. Buonasera a tutti, sera ragazzi! Tutti. Ciao. Ciao, finalmente abbiamo di nuovo l'americano! L'americano è tornato! Noi, come sempre, siamo la parte bolognese dei Mame Retro Avengers e siamo il SF Champion, Rax e Xur. E intanto salutiamo tutti. Salutiamo Leo, salutiamo chi c'è, il grandissimo Alex. C'è anche sto SF Champion qua, ci sì, sempre. Ma SF Champion, sì, ma niente di che, dai, niente di serio. È un wannabe. Esatto. E niente, come al solito stasera proveremo a portarvi qualche titolino. Serata più incentrata direi sul picchiaduro, ma... Sì, almeno per cominciare... Se le cose, questa sigla è una gran figata. Ciao Luca, grazie. Grazie, ciao, sì. E se riusciamo a continuare un po' a fare qualche giochino stasera, porteremo anche probabilmente altro oltre il picchiaduro. E detto questo, cosa c'è da dire? Intanto vi annunciamo nuovamente, per chi se lo fosse perso, che il 6, cioè questo sabato, facciamo la mega riunione Avenger qua a casa mia. Radunone. Esatto. In quel di Bologna. Il mega raduno, tutti gli streamer dei Mame Retro Avengers si riuniranno qua da me. Praticamente una riunione di condominio. Esatto. Sarete allietati da una connessione internet decente, perché in questi casi in genere abbiamo sempre avuto un po' una connessione zoppicante. Esatto. Sto giro qua invece... Tanto che, portiamo i giocatori qui. Tanto che l'avevo proposto in chat, loro non lo sanno ancora, ho una mezza idea di fare un doppio streaming, in realtà. Visto che siamo in tanti e magari molti potrebbero stare qua a fare niente, ho pensato di fare una sezione da qua e una sezione da là. Vulgar display of power, ma quante connessioni hai? Beh, no, è la connessione unica, però c'ho la fibra a 1000. E dall'altro, dalla console usiamo il mio account invece che quello Mamma Retro Avengers, così streamiamo in due cose. Potrebbe essere il tecnico, sei te. Sì, sì, potrebbe essere interessante. Dipende se regge poi la connessione. Io mi metto a farlo Marelli, giovanotto. Io non sarò un tecnico delle connessioni, però secondo me lì. Però sarebbe carino, perché così abbiamo Avengers che giocano agli arcade qua e Avengers che giocano a console di là. Potrebbe essere sì. A grappolo proprio. Esatto. Sì, c'è un'altra soluzione che però ti spiegherò. Va bene. Comunque, detto questo, streameremo tutto il giorno, dalla mattina presto, tipo 10:30, fino a notte inoltrata. A sfinimento. Esatto. Vogliamo vedere la gente che esce così. Sì, basta, con la barba alla bocca. Ragazzi. Esatto. Non ce la faccio più. E niente, porteremo vari titoli, quindi Toki, Golden Axe, sì. Rastan Saga, Prehistoric Isle, quindi sì, proprio nuovo. Ci sarà tanta carne al fuoco, ne varrà sicuramente la pena. Ma direi bando alle ciance e iniziamo con il primo titolino. Il primo titolino a cui abbiamo pensato oggi è Metamocaster, un picchiaduro, quindi, cattivissimo, non molto conosciuto. Sì, infatti non me lo ricordo. Che ho scoperto per caso, perché ho partecipato a un torneo ormai 12 anni fa, insomma. Era uno dei primi tornei internazionali a cui partecipavo sul MAME. E sceglievano giochi... Giochi ma buoni. No, sceglievano i giochi, insomma sì.
giochi interessanti, però per farlo. Ah, le mie orecchie. Passiamo anche da qua. Ok. Cambio, dai. Intanto, racconto un po' come funziona. Che è un picchiaduro dove hai fondamentalmente un unico nemico gigante pieno d'energia e tre vite, e si può giocare anche in due contemporaneamente, due contro uno. Ah. E le mosse sono abbastanza quelle classiche, la Duke, l'Oriuken, insomma, poi in realtà il, come si chiama, anche il colpo in corsa, c'è cioè tutta una serie di mosse anche se non hai calci e pugni. E niente, poi ci sono mosse particolari, mosse speciali. La particolarità è che puoi fare delle specie di combo, cioè delle combo con la mossa speciale. In particolare alcune mosse hanno la possibilità di fare delle combo che ti danno le stelline all'avversario, e se magari è contro il muro riesci anche a schiacciarglielo meglio e a fare magari una nuova combo dopo, però i tempi non sono così facili per poterlo fare ripetutamente. Okay. Il sistema di punteggio è in due fasi, tu hai i punti mentre colpisci, e chiaramente più colpi dai più punti fai, al di là della potenza e del male che fanno, perché non fanno male neanche quelli pesanti, cioè molto semplicemente c'ha un'energia che non finisce più, e poi alla fine dello schema ti dà un bonus per la quantità di mosse speciali che hai usato, quindi devi cercare di mediare tra dare tanti colpi che però non valgono niente come bonus finale, o dare pochi colpi che però poi hanno un bonus successivo. E alla fine ho trovato un po' di alchimie, mi avevano quasi battuto quel torneo là usando appunto le mossettine piccole che non le avevo sinceramente considerate in quel momento, però io, visto che c'è un personaggio femminile, mi sono specializzato come sempre su quello, che tra l'altro ed è bravo almeno, non in quel senso lì, però diciamo che rispetto agli altri due c'è poca storia, ecco. E mi ricorda un po' Chun-Li chiaramente, anche se l'abito è diverso. E i personaggi appunto sono alti come tutto lo schermo, e a parte il primo che è un vero incapace, anche il secondo, se ce lo prendi male, rischia di farti malissimo, e logicamente l'energia che perdi sono punti in meno. Tu carichi anche un po' una specie di bomba, mentre combatti ti si carica una barra che hai fino a tre bombe a disposizione, cosa che in realtà non uso tanto spesso, però se dovesse servire. E poi sono pochi, il gioco è breve. Io ho un video su YouTube che ho il record di 410k alla versione giapponese, che saranno 12 minuti, ma sono intensissimi perché sti qua ti rovinano di sberle e ti accorgerai poi che gli ultimi sono ancora, cioè proprio ti tengono lì che non riesci neanche a uscire dalla difesa. Io ci avevo giocato un po', so che avevo difficoltà a mossa del ghiaccio. Eh sì, quello è il primo gradino, è il terzo, neanche tanto, sono 6, quindi non è che ci sia tanto da fare. Quello è il primo gradino serio, perché lì ti tiene, non ti lascia avvicinare e ti finisce il tempo. Se ti finisce il tempo ovviamente hai perso una vita, e dopo tre vite, cioè le vite ti servono più avanti, perché facilmente ti finisce il tempo a Icebiter, che è il terzo di ghiaccio, o a Victor, che è il quinto, e poi all'ultimo è un po' una roulette, che se ci prende male, che se si arrabbia, anche se sei imparata, delle volte ti arriva il colpettino col pixel di traverso e ti entra lo stesso. Comunque adesso vi faccio vedere praticamente con Yukihime, che è la ragazza. Userò spessissimo una delle mosse speciali che fa una specie di trivellone, perché è quella che colpisce potenzialmente più volte. Okay. C'è sto cagnetto lì che è una Yukihime tradotto? Ah, non ho idea. È la principessa della neve. Sul serio, dai. Si impara sempre di no. Allora, il giapponese sono a zero. Ime proprio. Principessa e Yuki neve, quindi ci sta. Grazie. Un po' di cultura anche nel canale di Marvel Avengers, insomma, dai. Allora. No, questo. Ah, l'ho trovato. Questo stavolta è lo scarto. Ci sarebbe sto verdone qua, lento ma potente. Fottente? C'è il ragazzino, ovviamente, e la fanciulla che è un po' brava da qua. Oh, ciao Scarf, grandissimo! Ciao! Benvenuto! Allora, intanto non so quali sono i tasti, però, presumendo. Vedi, anche lui ti dice, sempre quelle brave scene. Eh sì, io non ce la faccio, un picchiaduro. Ciao Rasti, buona serata! Ma metti in pausa, metti in tasto. No, dovrebbe essere tutto già... Cioè, no.
Quello è questo. Per esempio era l'altro. Ok. Questo qua è fesso, nel senso che si prende queste manovre qua e esce anche dalla parata quando stanno arrivando alla manovra speciale, quindi questo qua si fa fondamentalmente, adesso si farebbe perfect, con un sacco di manovre speciali, vedi che gli danno un sacco di colpi, non lo colpisco tante volte perché fanno abbastanza male queste, però poi nel bonus finale valgono un sacco. E se l'ultima mossa che gli dai è una mossa speciale, dà anche, mi sembra, un 5000 punti. Basta, non mi far perdere a Gendolo, però questo qua addirittura gliele puoi fare quasi di seguito, che più o meno alla fine le prende. E la cosa bella è quando riesci ad essere contro la parete, perché dopo gliene fai due. Ah, mentre cade? Gliela fai partire. Ah no, lo stun. E questa è l'altra mossa speciale che uso spesso. Brava, brava. No, è bravina, bravina. Ah, cioè, guarda come ho detto lo scoiato. Pausa, no, cos'è? Una volta. Adesso praticamente vedi, le special sono i valori che mi ha dato per le mosse speciali. Chiaramente c'è un limite a questo lato, perché a seconda di quante gliene fai, comunque più di tot colpi non può prendere. Life è la vita, time. Quindi la partita perfetta devi fare il meglio che puoi tra tempo e colpi e special per ottenere comunque un'alchimia finale. E niente, questo era il primo, che era facilissimo. La vita ti si resetta? Che sì, 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 sì. Okay. Invece questa barra rossa sotto sarebbero le bombe, che se io premo i tre tasti insieme scarica praticamente un po' di energia. E gli fa male in effetti, però non fai un granché di punti, quindi l'ho sempre un po' snobbata sta cosa, però fondamentalmente è gratis, insomma, combattendo pian piano ti si carica sta barra. Adesso passiamo in Centro America. Questo è ancora facile, però comincia già a fare. C'era un cartone che c'era un vecchio che chiamavano Titicato. Non me lo ricordo. Però mi ha fatto venire in mente sta roba qua. C'era il vecchio Titicato, però. Mi ricordo adesso il cartone. Questo invece sembra il boss, uno dei boss di Galactus. Chiede Alex se potrà anche Robocop sabato. Potrei riprepararlo, in realtà è un po' che non ci gioco, nonostante Gemma non lo sogni perché gli manca ancora uno score decente. Sì, 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 lo sogno davvero. Però niente, se me lo chiedi lo riporto. Sì, Alex, dai, te lo dico io, lo convinciamo. È un gioco breve, insomma, diciamo che ultimamente comincio a non avere più tempo libero che avevo 10 anni fa. Se avete richieste particolari, scrivetecelo finché siamo in tempo, riusciamo magari a prepararci a portare qualcosa. L'hai presa questa, Stannando simpatico. E lui ha imparato, che prende i gran schiaffi. Praticamente è lo Ryuken, lo Shoryuken, scusa, non volevo offendere. Quindi, dice Alex, io lo adoro quel gioco, quindi allora, dai. Ormai è segnato. Robocop sia. Magari non farò tutti sti punti, però insomma. Ecco, questo è il bastardone. Questo ciao, qui Konami, buonasera. Ti dà veramente poco tempo e... Scusa? Ha tirato una bestemmia Konami. Fortnite, no. Dovremmo bannare alcune parole. Esatto. Poi mettiamo sul bot l'antispam automatico. Esatto. No, vai tranquillo, Konami. Vai. Niente, questo qui praticamente, adesso mando un po' più avanti così si vede, è un mostro di ghiaccio, ma ti incalza, non ti lascia spazio, ti viene addosso. E quando ti viene addosso devi mettere in parata, perché sennò ti rovina. E alla fine o gli vai addosso di continuo te, però chiaramente ci sono delle volte che se ti prende in controtempo ti rovina di sberle, oppure fai una tecnica di attesa, dove però il rischio è che finisca il tempo. Cioè se tu ti allontani, con un doppio colpo ti allontani all'indietro, lui fa dopo un po' un saltino verso di te. E se riesce a fargli il trivellone col giusto tempo, ne prende 10-12 di colpi. Poi c'è stun, ne prende degli altri, però non capita tanto spesso e devi prendere bene i tempi. Ma col drago dietro è solo scena o sì, più sì. Avanti è un boss?
Comunque mi ricordo che qua almeno una vita ce la perdevo sempre. Ecco, vedi, se lo prendi male scappa e poi ti punisce in salto. Scusa, l'energia finita. Quello che teme è un po' sto colpo in corsa qua, però devi farglielo bene e soprattutto non gli fa tanto male. Quindi parla sempre. No, è andata male questa. Se non è contro... Ecco, no, ha pure fatto male lì. Cioè, ma così di energia? Questo è il colpo aggressivissimo. Noto che... Tu sei la volpe scoiattolo che gli ringhia contro. Io sono la principessa neve, non puoi niente contro di me. Adesso sei gasato, che ti ho spiegato cosa. Mi sarei considerato un po' più avvantaggiato per questo ambito, invece non è. Però ho fatto tardi. Beh dai, un bait enorme. Sì. Mamma mia! Quindi usa forse la bomba. Esatto, sono quella specie. Sono per i metodi tradizionali. Anche lui. Mannaggia. Mamma. Questo non è neanche il più stronzo. È quello a cui è più difficile avvicinarsi, secondo me. Forse. Ecco, lì se la prendi. Sono perso. Mannaggia. Dai, ne faccio un'altra da capo così mi riscaldo di nuovo. Però fondamentalmente è così. Cioè non è che ci sia da fare tanto il fenomeno. Questo qua ti prende male e va via tre quarti d'energia. Quello dopo paradossalmente è un po' più facile, nel senso che ti avvicini più facilmente. Anche lì hai poco tempo. Però... Io usavo il maschio, quello blu. Sì. È quello un po' più versatile. Il verde secondo me è troppo lento, non mi ci trovo. Poi dipende anche dalle mosse speciali. Io quando ho scoperto questo trivellone qua, che se il nemico è contro il muro glielo chiudi, ho basato un po' tutto questo sul mio punteggio. Però ti dico, l'ultimo è molto, molto aggressivo, nel senso che proprio devi stare in difesa il 99% del tempo, perché qualsiasi cosa ti tocca... Tanto direi che questo non è mai stato convertito. No, non credo, è proprio sconosciuto. Sì, allora, sicuramente... No, aspetta! Forse dovresti cercarlo col nome giapponese, perché fai... No, forse... però, allora, sicuramente per le console più conosciute, no. Stavo pensando se magari esiste una versione PC Engine che a volte fanno conversioni di titoli un po' più strane su PC Engine, ma a memoria non mi sembra. Il nome giapponese è Oni the Ninja Master, quindi può darsi che con quel nome magari l'abbiamo fatto. Però sì, l'aspetto è abbastanza insolito, di solito i personaggi non sono giganti in sta maniera. Poi non ho mai provato a giocarlo in 2-1, onestamente mi manca questa, anche perché poi ho sempre giocato da solo per score, quindi potremmo provare a fare anche un po' una balotta una di queste volte. Però non è il tipo di Pikachu dove improvvisi un po' mosse così, perché... Comunque dovrei vedere qualche mio vecchio imp di quando giocavo a questo per essere sicuro dell'omino che usavo, perché conta che parlando di Death Smile le altre volte dicevo che usavo Casper, alla fine ho scoperto guardando i miei vecchi imp che usavo un altro personaggio. Quindi... Era un'omonimia. Sì. Però dai.
che ormai giocano a tutta sta roba non si capisce più il mazzo. Ah dai, era stunnato. Ah, dice che stasera l'app di Twitch per iOS ha problemi e ti sbatte fuori di continuo. Ecco, siamo vittima di Facebook anche noi. No, non noi, chi usa iOS con l'app di Twitch. Tutti i social, adesso. Non so se noti che in realtà ci sono già 23 secondi, Cioè, sta morendo, vedo però... che comunque sì, ti sta intrattenendo di più di prima. Beh, comunque la mossa finale, esatto. E rallenta pure, perché col colpo di ting. È brava. I messaggi non arrivano... Ah, non arrivano messaggi. Ecco perché. Ecco perché, dicevo, ma c'è poca... Per come sto giocando forse è un bene. C'è poca... Spoglia l'interazione della chat, invece allora è solo per il fatto che molti messaggi non arrivano. Ciao Konami, sta dicendo Alex che sembra che ci siano problemi proprio con le chat. No, dai, ci possono chiedere solo giochi mame. Nel senso. Ciao Kyushani. E nel senso, tu proponi pure, poi visto che ci stiamo tutto il giorno, è facile che riusciamo a fare anche qualcosa di extra dal mame. Quindi tu la proposta falla pure. Grazie Cusciani, lunga vita e mame del traverso. Grazie. No, l'ho preso. Penguin Adventure per MSX, ci proviamo, perché no? Me lo provo a studiare un po' meglio dell'ultima live, che purtroppo l'avevo messo solo fra i titoli da studio, ma non avevo ancora studiato. Era quello che avevi giocato? Del pinguino. Il penguin che era tipo... mi si chiamava Robin. Oh, questa l'hai presa bene. Sei il gioco pattinatore. Sì. Più o meno a quell'impostazione. Pensa che in un torneo che ho fatto l'avevano messo come picchiaduro quel gioco. Il pattinatore? Sì. Sì, Fighting Roll. Secondo me perché avevano letto Fighting del titolo, ma io poi gli dissi, ma come fate a dire che è un picchiaduro? Ma tu mentre vai dai le botte agli altri, gli faccio allora anche Road Rash un picchiaduro. Cioè, comunque, vabbè. E a tutti i ragazzi della chat vi consiglio di usare sul cellulare verso il destro di Twitch dal sito. Ah, sì, giusto. Vi lascio un attimo. Noi direi che siamo di solito fino all'una e mezza, sì. Facciamo di solito. Quindi adesso qua sono le 11, ancora prestissimo. Posso fare un save stettino magari? Che è? Ah sì, la donna bravissima nel corpo. Esatto. Yeah. Dopo quando mi metto questi colpetti dietro. Vabbè. Lei tende sempre a saltare in avanti. E con questi la puoi anche chiudere. Credi nel fatto comunque che sai delle mosse che stanno quasi sicuro. Devi prendere la colpa voluta, perché se gli dai un colpo in più. La stanni col penultimo e la svegli con... Aia! No, dai! E la svegli con l'ultimo. Quindi più delle volte è un colpo andato a vuoto. Allora, mi viene la voglia di come mettersi a fare quelle mitragliate lì. Non ti avvicini più. Non provare a fare la parata bassa in questi casi. Che ti entra? Sì. Basta. A farle a nastro, poi in realtà se riesce a fare un po' d'anticipo la corsetta, partita male. Ah, però non ti fa le prese, eh? Com'è? Ah,
Prese non è una cosa da questo gioco. No, dicevo, lui ce l'aveva attaccato, non faceva niente, ma aspettavo che magari gli facesse una presa. No, le prese in effetti non ci sono, sai che non ci ho mai fatto, non ci ho mai pensato. No, c'hai un posto. È bravissima, ma fa malissimo, sì. La tipa nel, nice. Nel carro. Un po' sadomaso, eh. Più sado che maso. Vai! Troppo tardi, adesso sì. No, è andata bene. Poi vedi, gli passi dall'altra parte. Guarda che ti cippa come se ci fosse un domani. Da 7 secondi. La bomba. Esatto, c'è la bomba. 4, dai. Partiamo male. Lascia. Come in Waku Waku 7 che c'è la tipa che lancia il gatto, che lancia il gatto, e a volte il gatto lancia la tipa, quello è bellissimo. Deve essere un cacchio vai te. Sì. Va bene. Scappa fuori dal colpo. La schivata comunque buona, nel frame della schivata sì. Sei invulnerabile. Ciao Making! Ciao! Bentornato tra di noi! Waku Waku 7 l'abbiamo fatto la volta scorsa che abbiamo fatto la live, quindi tipo 2-3 settimane fa. Ah, adesso la fai la Wolf, eh? Sono solo chiacchiere distintivo. Esatto. Da neanche il bonus finale. Ma poi scusa, se mi dici che alla fine e riparti con tutta l'energia, anche se perdi un po' di energia per uccidere alla fine con la ult, conviene. Ecco qua, io sono morto da questo. England. Sono morto da questo qua, mi sa che non riuscivo a superare questo. Questo qua teme se gli salti addosso, è una cosa impiegabile perché è aggressivissimo. Però queste cose qua, in volo, per dire... Sarà anche stanno. Ah, sì. Cerca di ricordare come una mossa. Cioè, sembra facile, in realtà normalmente non gliene faccio mai più di una di consecutiva. E comunque dico, una bella grafica comunque. È veramente accattivante. Infatti ti dico, mi colpì anche la grafica, non soltanto. Aiaiaiaia! Sono una bella ingroppata qua. Buono. Bomba! Dov'è la bomba? Va bene. No! Ha funzionato lo stesso. Questa non... Non si può vedere una cosa così. Ha funzionato. Ma com'è contenta anche la voce. Questo è un cavolo bambino di Super Saiyan. Cinnino demoniaco d'inferno ed è così. Adesso non mi servirà, però nel dubbio. Questo ti svuotava il portafoglio in 30 secondi, sì, più o meno. Questo qua fa delle mosse che fanno malissimo. Senza preavviso e gira da destra a sinistra, quasi si teletrasporta, diciamo che va velocissimo. Mosse speciali è inutile perché tanto prende primo colpo e poi ti risponde.
Alla fine ho scoperto che la cosa più vantaggiosa è cercare di chiuderlo all'angolo, gli dai colpetti ritmati e lo tiri lì, perché lui cerca di andare in mezzo, adesso lo vedrai, fa una specie di mossa speciale dove inonda d'energia tutto lo schermo, e quando ci va gli viene una specie di occhio di bue di luce addosso che ci si ferma un attimo, in quel momento lì è un pelo vulnerabile, quando gira invece spara del continuo. Ottimo. Ed incalza ancora più dei precedenti. È l'ultimo? Questo è l'ultimo. Oh. Mi pare che io in parata ne sono già preso sto male qua, eh. Sì, sta continuando. Ah! Ti passa di dietro e ti cambia la parata. Se fossi avanti di 2 pixel sarebbe meglio. Va bene. Ah! Per chi va bene? Ah, no. E quando ho fatto 410.000 sono riuscito pure a fargli la finale, guarda. Mm. È stato perfetto tutto. Parato in colpo. Sì. Non so, sono altri male che gli ho fatto fino adesso, eh. No, però ha dato il suo, ma. Vedi, mi ha tirato in piedi, ero in parata, Mi ha tirato in piedi col primo colpo e mi ha colpito col secondo. Tanto anche se l'ho parato. Questa è una roulette, Tu puoi anche essere figo quanto ti pare, arrivi qui e se ti prende male ti mangia 3 vite. Mentre gli altri almeno li facevo, questo qua era un po'. Speriamo che me la cavo. No! Ancora. Basta! Di nuovo. Non c'è l'audio? Sì. Ah no? Che pacco! Ah, era carino l'audio. Hai incasinato il coso col save state. Perché hai fatto un save state. Potrei rifare anche lì. Prima di cominciare. Cioè dopo aver cominciato. Così ci si concentra meglio sulle mie manovre millimetriche. Esatto. Ah! Questa è la sua di bomba, ce l'ho io, ce l'ha lui. Giusto. Ma la sua mi sa che non consuma energia, però. No. Così è su. Un'altra alternativa è di saltargli sempre addosso, però devi proprio prenderlo ogni colpo, perché sennò vedi che lui ti lancia delle legnate in sta maniera. Merico! Questo è il posto giusto. Oh. Beh, è scappato. È stato comunque onesto. Poi da. A parte che è l'ultima vita, quindi sai. Un po' troppo vicino. Guardati che una bomba anche tu, Non so che se gli fa male fino in fondo. Direi fino in fondo, però. Vai! Ah! La bomba è stata un'ottima alternativa. Ha perso dei punti. Lasciare stare. Stage all killer. Vabbè, non la finiamo perché ha fatto con i save state. Bu save state. Si è dormato? Oh, e adesso si spoglia. Vabbè, ci tocca interrompere la live. Esatto. È vero, giusto. Ce l'ho fatta, Volpe! E Volpe come si dice? Chi se lo ricorda? Non so. Non ci posso neanche rispondere, non va la chat? No, sta andando. Ah, c'è. È resuscitato. Va nel mobile. Ecco, devo anche aver incammellato i titoli perché c'erano delle scritte qua. È vero, non so.
Beh, guarda, si guardano lo sguardo negli occhi, intenso, dai, proprio. Sì, sì. Che avevo fatto anche la versione inglese, perché i Ninja Master sono in giapponese, a scapesi niente, almeno qua si capiva. Ecco. Era poi lei, perché la volpe si no. No, ti dico, il gioco è una bella sfida, perché veramente sono impegnativi, anche se sai come prenderli, però a furia di giocare tu riesci anche a percepire quando salta quel pixel d'anticipo che ti serve per colpirlo bene, specialmente Ice Biter, quando riesci a vedere un attimo che dai il giusto tempo tra la doppio colpetto indietro che ti fa fare il saltino, lui si allontana, cioè tu ti allontani, lui ti raggiunge con un salto, se riesci a prenderlo bene fa veramente se lo porta su, ovviamente lo stanna, però intanto gli ha dato 12-13 colpi. È così. Beh, dai, comunque la versione giapponese è identica, a parte le scritte, non c'è alcuna differenza che abbia notato. E poi sì, come sempre ci sono le solite mosse che non usi, che avrebbe, forse l'avete visto a un certo punto, avrebbe anche una specie di pallina. Infatti l'hai lanciato. Sì, l'ho visto. Non ci sono abituato. Tasto sì, c'è il tasto della, neanche da dire una manovra speciale, premi il tasto e plic, non fa male, però insomma da lontano. Dà fastidio. Buttala via, ecco con Ice Biter dice... Ma che cavolo vuol fare? Ice Biter si mette a ridere e poi ti massacra. Ice Biter para e te la tira indietro come farebbe Scorpion. Va bene, così, dai. Allora, proviamo a fare... Picchierino onesto, bella grafica, frenetico. Merita una prova. Fino ad Ice Biter. Allora, mo è la volta del Tekken 3. Io faccio una premessa. Su Mame, Tekken 3 non è emulato perfettamente, nel senso che ci sarà un po' l'audio a volte con l'eco o cose così. Invece che il sound è ok. Japan, sì. E, però è giocabile, quindi non lo vedo come un problema particolare. Tekken, a che numero siamo adesso? Adesso al 7. 7. E l'ultimo arcade? Questo? 7. Ah, vanno anche su sì, arcade? Sì, sì, in Giappone e a voglia. Ancora. Anzi, penso che l'abbiano fatto uscire prima in arcade che in versione console. Allora, io la serie Tekken fondamentalmente non la conosco, però ai tempi di, 7-8 anni fa, si parlava sui forum e sentivo che lo prendevano per il culo perché sembrava che fosse abbastanza semplice o comunque poco profondo. Diciamo così, Tekken è di per sé un gioco molto da studio, però puoi giocarlo anche per il cazzeggio. E ci sono omini che si prestano più volentieri di altri per il cazzeggio, come l'omino che rovina le amicizie, che è di Gordo, che è il personaggio che fa capoeira, che basta di solito premere tasti a caso, che fa cose, ecco questo, combo lunghissime, robe malissimo gratis, impensabili, sì. E di solito quello è il personaggio sfascia amicizie, perché sono caduti, diciamo, amicizie storiche in versus contro quello lì. Stile alla Inuyasha. Sì, il gioco di prima. Ah, gioco non conoscendo il Yasha, non avevo male, cartone zappo fatto dalla stessa che disegna la Mu e Ramma. Rumiko Takahashi, bravissimo, non mi sovveniva il nome, ma proprio lei. Storico lettore di manga di quell'epoca, adesso ultimamente ho un po' perso l'abitudine perché non so, non mi capisco, però sono troppi. E detto questo, gioco convertito anche per PlayStation 1, che è stato oltretutto migliorato. C'era, se non mi sbaglio, era proprio nel 3 che c'era la modalità Tekken Force, e dove era un picchiaduro a scorrimento praticamente. Scarax, che il 3 era bello, ma preferiva giocare il 2 su PS1. Può darsi che fosse anche meglio realizzato sulla piattaforma. Boh, oddio, io ti dico, allora, io non sono mai stato un grandissimo fan dei Tekken. L'uno all'epoca appena uscito mi faceva proprio schifo, perché vedevo sti piedi che sembravano dei ferri da stiro. Allora, e... Sì, ma cioè,
delle cose assurde, assurde. E quindi l'ho subito snobbata all'inizio. Il 2 l'hanno migliorato abbastanza, il 3 per me è stato della generazione PlayStation 1 il top che si poteva giocare. E quello l'ho giochicchiato un po' anch'io. Nella versione arcade il gioco non guarda il punteggio, bensì il tempo di completamento. Quindi tu più in fretta lo finisci, più sei figo. Vai da speedrun. Esatto. Automatico. Esattamente. I personaggi sono sempre quelli o puoi trovarne una parte oppure su... No, te li mischia. Cioè, quindi, dovendoci mettere meno tempo, potresti anche avere una combinazione fortunosa di avversari? Sì, sì, cioè, non è che li trovi sempre tutti, solo alcuni? Sì, direi di sì, almeno sto riflettendoci, ma direi che sono così tanti che te ne mischia tipo 7-8. Ci pensa lui al cronometraggio, giusto? Assolutamente, sai, okay. Il tempo, guarda. No, mi viene sempre in mente Mortal Kombat 2, dove ti devi inventare... Allora, uno dei personaggi più indicati per il time attack è Paul, che ha un cazzotto dritto che toglie una volta metà energia. È questo. Sì. Quindi adesso, anche se ti prendono dei pugni non è una cosa grave. No, assolutamente. Se vuoi fare il figo puoi mirare anche al perfect, ma al giochino dei tuoi perfect non gli può fregare di meno. Ci conta il tempo alla fine, è un'amministrazione del proprio punteggio. Ciao MPJD. Ciao MPJD, buona serata. Tekken Force nel 3. Tekken Force comunque. Adesso Alex proverà a vederlo in Inuyasha, però sono proprio impreparato, quindi mi devo fare una cultura anche di... Male. Però il nome non mi è nuovo, non mi ricordo in che ambito l'ho udito, ma immagino... Un demone cane. Questo qua è il personaggio rovina amicizia con Luca Andreini, dice con Paul finiva in 5 minuti. Io in prova avevo fatto un tempo assurdo, tipo 3 minuti, cose così, però dipende perché non va sempre bene. Conta anche gli intermezzi, stai skipando gli intermezzi per far tempo? No. Si parte automaticamente il pulsantone. Parla pure con la spada. Praticamente. Baba quando la usa son dolore. L'aria molto femminile. Beh, potresti scoprirlo comunque. No, mi chiedo. Lo porti fuori una sera, proprio. Quando offre lui, preoccupi. Ma come? Fai complimenti per i 3 minuti, Luca Andreini. Grazie, però è andata molto, molto di fortuna. È vestita, quello di prima era semi nudo. Non ci siamo, Tekken. Italian? Cos'è, è arrivato Ago? Sì. Ormai ci abbiamo. Si presenta da solo. La può usare solo lui quella. Ciao Ago. Ciao Paolo. Trovi la sorpresa, sì. Mi inviti a cena e dici... Ecco, questo di solito mi picchia, se non sto attento. Dragon. Ma l'altro sono anche due rivali amici in questa serie. Sì. Mi ricordo molte gag delle scenette finali. Sì. Infatti, in Tekken Tag io usavo loro due. Come funzionava? Che li usavi tutti e due automaticamente o quando moriva il primo partiva il secondo? Se così no, funziona che tu fai il tag team perché è il primo che muore fa perdere il gruppo.
chiamato. Quindi tu dovevi fare lo switch quando magari avevi poche energie, cose così. Questa è brava. Sì, è anche un po' stronzo, se mi posso permettere. Buono. Poi dopo mi dà le mosse giuste. No! C'era già qui il chicken. Sì, eh? Voglio, sì, sì. Aia. No! Niente, mi tocca iniziare. Peccato. Cambiamo parrucchiere, però. Se i reinizi, cambiamo parrucchiere. C'era il metodo per... Per? Per cambiare costume. Ah. Ecco, adesso me la dà come prima. Perché adesso la facciamo sicuramente meglio. Un po' diversa. Leo prendeva il bullying di Urbano, prendeva Warang e lì. Sì, Warang è quello col toppettino che ti interessava a te prima. Esatto. Il sorpresone. Sorpresang. A Godzilla è detentore del jingle Fika. vedi, quella c'è. Diventa volgare, non è più un intercalare giusto. Leggere. Ci ha fatto anche joystick. Eh sì. Qui non dà un premio per le combo, perché tanto vale il tempo. Sì, esatto. Non ci sono neanche meccanismi di mosse speciali, sì, special. Ci sono, ma sono molto lente apposta, perché poi fa malissimo, si beccano. Ma ti devo dire, non ci sono barre di caricamento o cose particolari, no, dell'energia. No, no. Detto molto diretto. Questa c'hai, questa amministri. Evitando cena comunque. No, non te lo ruberei mai. Ha detto che gli piacerebbe offrirti la cena. Pugnazzo in campo, otto di maggio. Dalsi in predator con la spada, secondo tutto. L'ha fatto? Io stavo guardando in basso. Sì. Dai, sul serio? Sì, toglie un pacco di energia. Se ne toglie un po' anche a lui, eh. Lui un po', però attacchi di tavola. Quindi che amicizia rompiamo stavolta? Speriamo quella col computer. È DJ. Del tempo il game engine è stato parecchio perfezionato e hanno aggiunto cose, ma resta sempre il prodotto cazzone che era molto meglio questo. Ma secondo me si riferiva a un gioco di cui abbiamo parlato prima, perché è un po' che non guardo la chat. No, però ci sta come descrizione. Forse parlava del tag riguardante.
cercando un attimo la sequenza di chat. Sta più attento. Per il momento sembra amicizia salva. Adesso è infame che mi fa perdere tempo per un pixel. Allora. Ah. Oh. Poca sfiga stavo portando, ma... No, parlava di tecne proprio. Ah, ma ci sta con questo. Potevi usare il Mokujin, qualsiasi cosa so, sia. Mokujin è quello che ogni round cambia stile di lotta. Sì, ma è lo Shamsung. Sì, con i pugni. Sì, ma è... Cioè, vuol dire saper giocare bene a Tekken, io purtroppo. Voglio di giocare a Tomb Raider questa roba. Cosa c'è? Sono tutti in maia lì. Ah! Vai giù! Quasi quasi. Titicato. Tanto ci sarà anche l'altro Shaolin, no? Ma scusa, se quello là c'ha la mossa dove si fa un po' male, fa male anche te. Anche tu hai una mossa del genere? No, sì. Allora facciamo più di male a te di lui, ma tu di più? Solo. Beh? Sì, si trasforma. Sì, questa è la fine? Sì. Ah, non la ricordavo così. Ma neanche un videino? No, adesso ti fa vedere il play di tutti. Ecco, qua scatta molto, ma è proprio uno scazzo del mame. Anche dei versi. One coin clear! Sì, one coin clear! Grandissimo! Sì, è in difficoltà. Sì. Ma io Alex, gli ultimi Tomb Raider sono ancora in coda di gioco, non ce l'ho ancora fatta. Sono arrivato a Angel of Darkness, a Legend credo di aver giocato. L'Anniversary, però tutta la nuova serie l'ho cominciata, ma ho la casa piena di figli, non ce l'ho fatta. E faglielo fare loro. Esatto, distribuisce. Non gli piace. Io vado a fare Tomb Raider, non gli piace. Uncharted non gli piace. Io ultimamente ho la figlia che mi sta finendo tutti i Kirby. Tutti brava figlia, filmala. Ma me la metti su YouTube. È bravissima. Il canale lo acquisisce lei. Vabbè, penso che sia proprio insaccato dietro. Credo che è morto. Così. Ha fatto Harakiri. Okay. Ah, no. Si è smollato. Ma prima o poi prenderai l'esc che ho premuto. Sta soffrendo tantissimo però. Sì, ma è così nel finale. Per fortuna che fa così. È il caricamento del fondale che è un casino. Su PlayStation c'era filmato col finale del personaggio. Sì, è vero. Ma era un extra? No, l'hanno migliorato sulla Play, come tutti e tre i Tekken. Anzi, il primo in realtà era Arcade Perfect, forse gli aveva messo in più il Galaga all'inizio. Sì, c'era anche quella cosa. E poco altro, però negli altri due, Tekken 2 e Tekken 3... Era in generale meglio, in totale, nella realizzazione grafica. E poi nel 2 c'era un personaggio extra che era Gon. È vero, c'era il draghetto. Il draghetto, no, quello lo conosci, cazzo. Cazzo, della mia epoca, sì. Esatto, anche io. Non è che stiamo parlando di Pepito. Cioè, di... Pepito. La Giuseppina. Fumetti degli anni 1. No, però era popolare. Ah, no, Andava...
spaccava tutto a testate, indistruttibile, bello, bello. C'era Gon come ospite speciale sulla Play 2, sulla Play 1 del 2 di Tekken. E poi qua avevamo fatto dei mega filmati sulla PlayStation, c'era, oltre a questo, che all'introduzione dell'arcade c'era proprio un filmato fatto apposta per la Play. Ma l'avevamo curato tantissimo. Grazie per il follow! E grazie per il follow a, adesso lo scopriamo, a S2Pixuo. Grazie. Grazie carissimo per il follow. E niente, allora, tendenzialmente noi i nostri due giochini li abbiamo fatti. Adesso io mi giro dal buon Xur. Sì, io però non so che cosa fare. No, lo so. Accettiamo suggerimenti. Esatto. Se vuoi, intanto posso fare una cosa extra, se vuoi pensare. Non so, se no faccio. Ho fatto 50.000 al doppio drago! Sì, ho fatto 50.000 al doppio drago! È il vocale che gli ho fatto mettere ad Ago, è il numero uno questo. Preso dal grande, dal piccolo grande mago dei videogame. Quando vede il bimbo che gioca a Double Dragon e si ferma un attimo, fa: hai fatto 50.000 al doppio drago, ma sei bravissimo! Che poi un punteggio a caso. Sì, sì, sì. Neanche, cioè, neanche, con la, neanche con nella la versione frusta, NES sì, che gioca il bimbo in quel coso lì sono dei punti abnormi, però ci sta. E niente, no? No, non so, boh, cioè, si fa un giochino a caso. Va. Cambio, cambio. E quello ci sta sempre. Allora, ciacchete. Ma le notifiche di Windows compaiono anche in streaming? Niente. È bravo sto streaming. In che senso? Non so, pensavo che anche i messaggetti lì che ti dice Cortana. Ah, no, apparissero. Parte che su Twitch. Spero di no. Grande, però. Boh, non lo so. Quanto tempo abbiamo? Guarda, sono le 11:30, abbiamo almeno un paio d'ore. Se no, bah, potrei fare una giocata mattina. Un cross sword. Ma che cross sword? Vedi, Gemant che si teletrasporta direttamente. A parte che non ci riuscirei. Soporifero. troppo tempo che non lo gioco. E, no, vabbè, posso provare una giocata mattina. Che faccio ogni tanto, quindi va bene, facciamo così. Ma. Proviamo. Cambio di joystick. Questa cosa dovremmo risolvere del cambio di joystick. No, ok, uso il tuo perché non. Ah, ok. Perfetto. Fretta. E, boh, facciamo uno stemappino della Racing. Tempest. Vediamo un po'. Ecco, Source Strike. Ah, mai sentito. Neanch'io. Il primo gioco della Racing. La Racing faceva giochi pieni di proiettili, giusto? Sì. Ah. Non me l'ero sognato. Ma questo lo gioco ogni tanto così a cazzeggio, quindi non è che. Tipo l'app del cellulare. Ce la fa? No, quando fa così. Il kick è invio. No, invio. Vai. Ok, e poi invio. Ah, ok. Ogni tanto lo fa. Vai. Adesso può andare. Questo è il credito, questo è lo start. Questi qui? Quelli sono i tasti. Questo è quindi il gioco di lancio che hanno fatto per farsi conoscere? Sì, lo fecero. Che passiamo. Ah, bravo. Lo fecero, cioè il primo gioco che fecero quando esplose la Topland, una parte del team andò, creò la Racing e cominciarono con questo. Che è un gioco che non è particolarmente difficile. La difficoltà è che hanno, secondo me, hanno sbagliato un po' con la scelta dei colori e i colpi si vedono male, cioè tendono a mescolarsi con uno schermo troppo ricco. Cioè con lo sfondo un po' troppo ricco o con... Sai cosa mi ricorda o anche tantissimo? Con anche i tuoi stessi colpi a volte. Sai, a vederlo così mi ricorda tantissimo... No, non... Ok. E mi ricorda tantissimo Kingdom Grand Prix. È il 2. Ah, questo è il 2? No, Kingdom Grand Prix. Cavallo goloso. Non vedo se c'ha... No, qui non ce l'ha. Non c'è, allora non c'è. Aspetta, no, ma forse qui no, c'è soltanto niente. Vabbè,
era per l'autofire, perché non fa troppo casino. Possibile disabilitare il logo dell'FBI? Se vuoi. No. William S. Sessions. Qual è? E questo credito e questo stato. Ok, il comparto grafico per il momento mi piace molto. Te l'ho detto, è una grafica estremamente ricca, però questa ricchezza di multi-scrolling, roba che si muove, eccetera, tende a farti perdere un po' di vista i colpi, che non sono tanti, ma... Quindi questo è il 2 di Kingdom Grand Prix? No, è il primo. Ah, allora. Kingdom Grand Prix è il 2. È una serie. Si chiama... Masu Daosuke, mi pare, il nome giapponese. Che, tra l'altro, Kingdom Grand Prix ce l'ho per il Saturn. Che è bellissimo. Ma forse nella stessa collection c'è anche questo. No. Di solito... No, per Saturn era singolo, era una collection. Il Kingdom Grand Prix. Era ancora l'epoca che ti vendevano uno shooter alla volta. Castello errante di Owl. Ah, ci sta giocando alla versione Europe, comunque occidentale, che è super più facile di quella giapponese. Ah. Perché in quella giappo sarei giocato poco. Di solito si gioca con la giappo, però tende a diventare frustrante dopo un po'. Per i giochi devi allenarti peso, chiamate il livello. No, il problema è sempre la questione dei colpi che non si vedono tanto bene, insomma ti fa incazzare la cosa quando inizia a morire, dato che là c'è anche molto più così, non quella giacca, e ti fa perdere un po' la guardia. Cose nascoste in giro alla VART? Alla VART no. Cioè che spari un punto delle fogli della roba? No, no, direi di no. Cioè, a parte alcune cose, tipo lì prima ho distrutto una cisterna d'acqua e c'erano dentro dei power up, cioè l'unica cosa extra, direi. Era una palese, cioè una cosa da distruggere e scendere della roba. Non era chiaro che ci fossero dei power up dentro, ma cioè, lo distruggeresti comunque praticamente. Qui c'era fighissimo Panzer Dragon, mi sa. Ah, bello, sì. Panzer Dragon è un giocone. Anno? Così come il 2. Ah, Panzer Dragon è stato uno dei primissimi titoli del Saturn, parliamo del 94, secondo me. Sì, sai, è giusto. Ma bellissimo, l'1, il 2. Verticale? È uno spara tutto a rotaia, più lo che lo vedi da dietro. Cioè, spara tutto, non è uno spara tutto. Tu puoi girare la visuale in quattro direzioni, quindi davanti, dai due lati, dietro di te, e poi il drago vola per i cavoli suoi, tu comunque puoi schivare i colpi. Se fai certe cose cambi strade. Esatto. Anche, cioè, anche dell'uno, del 2 sicuro. Mi pare anche dell'uno, forse era meno. Sul rotaia non era una metafora. No, è un modo di dire... Cioè nel senso che il drago vola per i cavoli suoi. Ah no, pensavo che magari ci fosse proprio un percorso che... No, si chiamano spara tutta rotaia. Tu puoi soltanto sparare, non puoi decidere da farsi. Però è un capolavoro. Sì, anche le musiche, sì, incredibili. Sì, al tempo era molto molto bello. Allora se c'è la musica bella penso che un giretto glielo faccio. Ah, ma sull'emulatore è in casino, eh? Perché? Perché è emulato male? No, 94? Non c'è sul emulatore. Cioè, dovresti avere emulatore Saturn, non si cassa. Vabbè, però non si cassa, non ce la faccio. Male. Non ho più cavi da attaccare al televisore. Cioè, non ti dico di fare come me che avrò tipo 5 Saturn. Tu sei malato. 5 Saturn. Sì, no, 3 giapponesi, che è uno bianco, uno grigio, uno trasparente. Uno boxato, usa, uno gold. Usa il pass. Quello di Luca, cosa sarebbe? Quello di Luca, antico. Quello speciale di Luca Comics. Vabbè, Saturn è una delle console a cui tengo di più in assoluto e non posso rimanere senza
un Sega Saturn funzionante. Quindi mi sono assicurato di avere abbastanza Sega Saturn per arrivare alla vecchiaia. Vabbè, mi fa sei fatta la pensione. Tra 40 anni si saranno asciugati i connessori elettrici in tutti e quattro, come farai? Ma se non lo usa in teoria. Andrò di emulatore. Che fa un po'. No, Lancaster lì. Ma molto meno però. Non è così. Un miliardo. E poi si potranno al massimo riparare. Ah sì, vedi cosa si è. Che componenti si sono rovinati e sostituire. Beh, li cambi tutti. Vai sereno. No. Sì, non è particolarmente ispirato. Sono carini. La grafica mi piace tantissimo. Adesso la musica l'ho trovata un po' anonima finora. Ma c'è una storia dietro, qualcosa? Sì. Lo dico là. Cioè, raccontata all'inizio, in realtà. In teoria sono stati un impero di creature sotterranee, mi pare, abbia attaccato il regno e questi bounty hunter si sono offerti immediatamente di difendere il regno. Ognuno ha la sua storiellina, la sua mini storia. Tipo lei vuole diventare famosa. Devo tenere lanciato nel mio CD. Uno fianco l'altro. Neo Geo CD è un'ottima console e poi ovviamente aveva roba Neo Geo a basso costo, il che era tanta roba per l'epoca. Aveva solo il grossissimo problema di avere un lettore 1x. Ah, il cosa? Il Neo Geo CD 1x. Sì. Quindi anche caricamenti di alcuni giochi erano interni. Era una storia. Ma anche durante tra uno schema e l'altro? Dipende dal gioco a gioco. Era una storia presa, era aperta. Quelli semplici te li caricava tutti in una botta e il picchiaduro era da flebo, perché a volte ti caricava. Sì, cioè per dire King of Fighters ti caricava i primi due personaggi, poi stava a caricare gli altri due, poi stava a caricare gli altri due. E sì. Poi hanno inventato in seguito il Neo Geo CDZ che aveva il lettore 2x. Minchia. Raddoppiato, no, è il doppio, potenza di scena, mica cazzo. Però sì, purtroppo è una gran pecca. Cosa che tu devi evitare quello che ti lancia e colpire. Sì, potrebbe funzionare. In teoria. Boh, è stato anche bravo, mi ha fatto un cazzo. Forse ho giocato troppo a quella giapponese e quella europea mi sembra troppo semplice. No, io avevo la prima versione, quella 1x, per gli eroi. Oh, c'è Giro! Ciao Giro! Ciao Giro! Source Raving, bellezze. Sì, ma non sono minimamente preparato. Vedo. No, si vede, infatti. Sì, devo ammettere che per la fama che aveva in me la Raising, mi aspettavo molti più proiettili, quindi saranno ancora stati un po'. Ho detto, no, è il primo gioco ed è cazziato perché è la versione West. Il primo
oggettivamente Danmaku qual è stato? Danpachi? No. Beh, se proprio vuoi essere... se proprio tu vuoi attenere la regola, insomma, dei Danmaku tra colpi e formazioni, formazioni di colpo prevedibili, diciamo così, e anche per aree di collisione, probabilmente è quello che ho fatto l'altra volta, che è Batsugan. Il pioniere. Mm. Adesso che mi viene in mente, c'è anche l'Arcan Silver, che è anche un bel gioco. Sì, ma mi piace molto, però sì, è un bel gioco. Quello mi piacerebbe studiarlo da portare. Non ho abbastanza vite io per tutte queste cose qua che vorrei fare invece. Male, male. No, male, che avanza tempo c'è anche qualche giochino altrove, quindi devo mediare. Ciao Alessio 2576. Ciao Alessio, ciao, oh, buona serata, grazie per essere qua con noi. Mi ricorda qualcosa. Che formazione noiosa che sta facendo. Una meba. No, no. Un qualcosa o in un manga o in un cartone. Che si muoveva così. Boh. Stavo pensando a qualcosa di Miyazaki, possibile? Boh. No. Ma era proprio un particolare. Quanti stesso? Boh, mi fa. 7 8. 15. No, no. Bisognerebbe finire due volte, in teoria. Ah beh. Ma non succederà. Ecco, già qui. È facile che muoia perché già le esplosioni qui coprono i colpi, non li vedo. È una cosa che mi dà già fastidio. È la stessa tonalità di giallo. Un attimo, ho temuto che i palazzi ti schiacciassero. No, no. Non qui almeno. Vedi anche le fiamme che sono, sarebbero anche piuttosto buone. Anche questa è la stessa tonalità dei colori, di colori dei colpi che ti lanciano, ovviamente spesso. Ti arriva un colpettino inutile che non hai proprio visto. Mimetizzato. C'hai il mantello nella stagionale. Sì, c'ho il mantello. Posso? Sì, c'è un razzo riciclabile. La
fermata ti ammazzava? No, ti spinge. Fate dire, ci sono altri in mezzo. Mi stai già facendo. Adesso. Non c'è più la Tesla, gli hanno rubato la Tesla. Ah, stavo dicendo. Ah sì, basta, era finito. Potrebbe andare anche tra la testa e il laser, volendo, ma non rischierei. Non ho il mio joystick. Poi sì, devi seguire tutti i suoi movimenti per venire. E deve essere perfetto, sì. La lightbox di questo shoot'em up non è molto piccolina. Quindi si rischia di rimanerci gratis. Si è combattuto così tanto che era dentro la città, oserei dire. Che cazzo vuol dire? Qua mi posso capire solo in pochi. Ed è che forse adesso nella chat qualcosa salta fuori. Non so di che cosa stai parlando. Sei un film? No. Sono impreparato per una volta. Io non so. Per un attimo aspetto a rivelare lo spoiler. Spoiler? È uno spoiler. Andiamo a leggere la pagina dicono, 46. Vediamo cosa dicono in chat. Com'era la frase? Si è combattuto così tanto che era dentro la città. Che cazzo? Una traduzione farlocca. Sì. Sarà il solito Evangelion. C'è della recalcitrante. Vedi, a sto pallino ha già capito. Tanto ciao. È roba della... lì di quel traduttore lì. Sì, è famoso per Evangelion. Ultimamente è famoso per Evangelion. Sì, perché hanno fatto la nuova traduzione in italiano di Evangelion. Che pare sia una porcata. Che è stata una porcata, è stata considerata da tutti una porcata, fra cui c'erano queste chicche, no? Parlando di un combattimento. Cioè, dicono sta cosa qui. I ragazzi a scuola sì, si fanno. Che, no. Che frase è? ma inutile come tante altre che c'erano nel cartone, però. Ci hanno provato, diciamo. Sì, sì. Ma poi c'è anche di peggio. Beh, quello è già sufficiente. Sì, sì. Mi sembra che sia... si dia un bel cuccio. Sì. Praticamente è una frase che non ha alcun significato. No, la frase originale quale sarebbe stata? No, ma in italiano non vuol dire niente. Cioè, stavamo parlando di un combattimento fra l'Eva e un angelo e praticamente dicevano no, il combattimento è stato molto intenso, c'è stata molta violenza, cose così, però sicuramente quel tipo di traduzione che è stata fatta era più fedele a quello che dicevano in giapponese, però poi una cosa va adattata. Ho capito, ma il significato non, esatto. Non è quello. Esatto, cioè in italiano per noi non ha significato. No, qualcuno. Buon anno di streaming, grazie che qui. È vero. Festeggiamo il 6, poi facciamo il mega festone qua. Mega un anno di streaming. Ebbene sì. Abbiamo cominciato noi tre. Sì. Era già bello che morto, no? Ho visto anche la principessa Mononoke con audio italiano e sottotitoli in ottocentesco. La principessa Mononoke, anche quello. Esatto. Ha fatto anche lì. Ma ne ha fatti lui. Tantissimi, sì. Ha fatto quasi io, tutto lo studio Ghibli nuovo. La principessa Mononoke che ho in mente io, però è vecchio, insomma, non è. Sì, no, perché c'era. Ma non era la sua. Inizialmente no.
poi dopo lui ha fatto ecco, il nuovo doppiaggio di nuovo. Ah, ecco, è stata una cosa rifatta. Sì, no, perché io me la ricordavo piuttosto carina. Non è messa male come doppiaggio. Infatti, quella che ho visto io le mille volte. Sì, quello che penso anch'io proprio. Non me ne sarei accorto. Però per dire, a me Kiki consegna a domicilio, so se l'avete visto, sì. Che è sempre stato fatto da Gualtiero. Marchese però. E a me non è dispiaciuto per niente. Però anche lì alcuni prendono in giro alcune frasi. Sapete però... che non si è lanciato particolarmente. No, è che da quello che ho capito lui vuole rispecchiare molto quello che dicono in giapponese. Però purtroppo va riadattato quando cambi lingua, certi modi di dire certe cose. Naturalmente. Un inside joke giapponese che non li capisci. Di mettere dei gomini a sta giornata. È intollerabile che si muove. Sai che dici? Devi mettere. Chi? Buonanotte Scarax. Oh, buonanotte, ciao grandissimo. Sveglia alle 5. Alle 5 perché finiamo. Ti capiamo. Allora, grazie per averci seguito fino adesso. Ci saluti quando ti svegli, dai. Esatto. Ah, aspetta, tra l'altro, Scarax ha un canale anche lui adesso, Sì? Il canale Twitch e invito tutti a mettere un follow a Buon Scarax. Cliccate, non so se cliccando sul nome. Non so mica se può mettere un link, però. È per quello che dico, il bot adesso cazza tutti i link. Ci protegge. Però se andate a cercare Scarax 73, vedete il canale del Buon Scarax, vi consiglio di iscrivervi perché fa dei gameplay spettacolari. Non sapevo, ci guarderò anch'io. L'ultima volta ha portato a Outrun Coast to Coast, ha fatto... È proprio arrabbiato, cazzo. Mushi Metama, mi sembra. Che non è Sama? No, è Sama. Ma muore e basta. Non me lo ricordavo che si incazzava. Ah, grande Alex, grazie per il link. Notte, Carax. Notte. Ora c'è il tuo schema preferito, Nicola, la boss rush. No! Sì, però su tutti i boss nuovi. Ah, okay. Però dai, ci sta. Così ci sta. Così apprezza, almeno sono boss nuovi. Non vi preoccupate, non ti niente di bonus. Infatti non vi preoccupate. Non era il bonus giusto. Questo è già più... Dici, è perché sei incazzato, perché c'è un rank abbastanza alto. Ah, perché li scegli a caso i boss? Non sono sempre ecco, quelli. Me lo sono preso in bocca. No, il boss è sempre quello. Ah. No, dico, sei incazzato perché c'è spara cattivo. Il rank che si alza abbastanza in fretta. Se non muori. Se non muori tipo fino adesso? Esatto. Allora, guarda che cazzato che ho fatto. Potrei proprio risparmiare, Beh, così passate là. Ma vaffanculo. Ah, sì, bassissimo. Parodius ti direbbe too late. Davvero. Ma che faccio anche poco male adesso. Ma poi non me li ricordo bene, sti boss. Bonus. Roba. Da provare Ibarra per il mano. O Ibarra. Ibarra, sì. Ibarra. È un gioco che... Ho sempre detto Ibarra, però non me l'ha mai detto nessuno. Un gioco che è basato un po' troppo sopra al ranking. Bisogna fare una gestione del ranking molto... Ma che cazzo fa? Mi ha sempre affascinato Ikaruga, però lo considero di psichedelico che non ci voglio Ikaruga neanche provare. È il seguito spirituale di Radiant Silvergun. Anche Radiant Silvergun ha i due colori? Sì. Ah. Anzi, Radiant Silvergun... No, allora, aspetta. Non giri l'astronave come in cosa. Quindi quello è una cosa di Caruga che giri l'astronave bianco e nero. E Radiant Silvergun però avevi nemici di vario colore e potevi fare punti particolari uccidendo anche solo un tipo di colore di nemici. Ah, quindi facendo la combo di quel colore. Esatto. E in più avevi tipo 7 armi diverse in Radiant Silvergun, tutte a disposizione fin da subito. C'è anche lo spadone per caso. Sì, lo so per dire, fra cui la Radiant Sword che mangiava, mi sembra, i colpi e ti caricava la super.
Ciao, cos'ha 72? No, Radiant ne ha 3 di spari se giochi la versione USA, se giochi la versione giappone hai 7. 6 differenti, 7. Più la Radiant Sword che fai con 3 tasti. Infatti la versione USA è castatissima in confronto. No, sono morto lo stesso. No! Io pensavo fosse già finito. Veramente, questa è la scarsa conoscenza del gioco. Quindi hai vinto? Sì, sì, sì. Vabbè, tanto te l'ho detto che non me l'ha guardato molto bene. Ah, pensavo che già alla fine. Perché ho detto che non posso lasciare, c'è un botto da fare. Che armi. Bello. Viene da Capitan Comando. Socio. In che senso? Non c'è un ninja Capitan Comando, così. Sì, è vero, c'è. Specia? Ah, sì. Ma è venuta perché sei morto o sì. Veniva con un altro? Quanto siamo l'ultimo boss? No, la specia. Perché quei coltellini lì no, si vedono anche male. È uno di quelli di quei colpi che sono belli infami, infatti sono poco visibili. E cavolo, quando muore non penso che si riferisce a quello di prima. Comunque la tira in lunga. Monete sono solo punti, non c'è. Sono il power up. Io qui il power up lo fai così. E gli altri sono l'original game. Che cazzo. Non si possono ascoltare queste cose qua. Ehi, che ne ho letta una oggi che ne avevi scritto. Io? Sì, non mi ricordo quanto. Cioè, nello storico della chat o. Non mi ricordo che. Quando l'ho letto. Detto, recentemente. Quando l'ho letto ho detto, mamma mia, adesso lo bando. In your list. Beh, perché l'ha arrivata lì? Mistero. Si vede un bel nome. Se li trovo un paio di davanti. Dettagli. Oh, ciao Kusai! Scusa. È wide. Sì, ho capito. Effettivamente mi ha dato solo quello. È super wide. Questo è il boss finale. Hai l'arma giusta? No. Tanto non me lo ricordo. Però un altro paio di crediti probabilmente. Ma sì, tanto stasera offro di mamma di taverna. Ok. C'è un milino per i gettoni. Esatto. Ehi, tipo! Thank you.
che financia tipo boh, degli smart. Infatti sì, sono chiaramente, sono chiaramente degli smart. È convenuto fa cosa? Fargli poi bomba. Se vuoi che gli faccia male, se no non faccio niente. C'è una arma adatta. Basta, questa arma di merda. Vabbè, non ce l'avevo più le bombe, ecco perché me le lanciamo. Sembrava un bombo. Ci sta, esatto. L'arma. Si è proprio arrabbiato. L'altra è la smart bomb, cioè non la puoi usare in risposta, perché è una merda sta bomba. Deve essere preventiva. Sì. Che è diventato un megaball. Esatto. Ora sono una superstar. Esatto. Ah! Non è ancora finito. Adesso io uccido tutta la gente di sotto. La gentaglia inutile che hai salvato. Come sarebbero quelli che mi devono pagare. Vittime. Ha rapito la principessa. Oh. Non puoi sparargli la mano? Sei incazzato alla grande, però. Vedo. Datti una tranquillata. Perché... Ah, ecco, mi ha beccato lo stesso. Tanto... C'è la bomba risolutiva con l'ultima vita. La principessa è esplosa. Dietro di me. Sono qui. Un bicchiere? Qua. Quello è sotto di sotto. Quello. Ah. Adesso qui c'è la fine dove lui compra una nave al nonno. Lei? Sì, lei. Okay. Già dopo prima ero solo colpito e preoccupato. Questa è una lei. E poi il gioco ricomincia, ci sarebbe il secondo giro. Ecco, sostanzialmente la versione giapponese ha la difficoltà del secondo giro del primo. Facci vedere un po' la differenza. Sì, ci provo. In qui potrei farcela. Adesso questi qui iniziano a tirare colpi a ricerca. E ovviamente hanno molto più vita. Ne sparano di più, sono anche più veloci. Avresti perso l'armamento? Che armamento? Cioè, tutti i bonus che avresti... Sì, in ogni caso riparti da zero. Dal primo giro. Non ti porti dietro niente. Chiede qui, ma al secondo giro ti gli regala un'altra astronave al nonno? Naturalmente. Le ammassa. Le tengo da parte. Come si chiama sto gioco? Sorcerer Striker. Sorcerer Striker. In Europa oppure Masao Daisuken, mi pare, nel suo nome giapponese. Che vuol dire? Che cazzo ne so, vuol dire sosse strane. Mi ha fatto lo slego prima che mi ha spiegato come si chiamava la mia genere. L'ha fatto lui, mica io. Infatti, mi ha chiesto lui. Daisuken. You are happy face. Are you happy face?
qui non si vede al momento subito una gran differenza, perché si nota solo con il numero di colpi che servono per distruggere i nemici. Anche perché sta giocando lui. No, 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 scherzare. No, ci sta. Ma how they sacusen, sì. No, dai sacusen, sì, dai sacusen. È molto più famoso il 3 di questo, che è Masao Densuken, Great Masao Densuken. Densuken o Dao Sakusen? Dao Sakusen, insomma, non mi ricordo come si dice. Quello. Cerca Great Masao che lo trovo. Quello Mata. Esatto, quello Mata. Che ha un sistema di punti allucinante. Cosa vittime? No, sono vittime. Per ora. Esatto. Non ancora. La cosa che mi piaceva molto in Kingdom Jumpy è che tu, mentre sei lì che picchi i nemici e tutto, c'hai anche gli altri che tentano di fare la stessa cosa. Cioè tu fai proprio una gara contro altre persone. Sì, però è una cosa, in realtà quell'aspetto lì è marginale, perché per vincere a Kingdom Grand Prix vinci facilmente le corse. Basta che spari una bomba all'inizio. La bomba stordisce tutti i tuoi compari che non ti superano più. Ah, ecco. Cioè, dopo è raro che ti superino di nuovo. Se ti superano, ti tiri un'altra bomba. Però so che c'è un metodo per metterti il turbo alla suonare. Devi andare in alto. Se stai in basso rallenta lo scrolling, se vai in alto aumenta. Significa qualcosa come la grande magica operazione militare. Di sti cazzi. Esatto. Shito Probs. Così sì. Cosa? Shito Probs. Per il momento sembra un po' dato. Questo secondo loop aumenta la velocità dei colpi, come si vede lì, e la quantità. Anche queste torri adesso si incazza davvero, l'ho vista sparare, ecco, triplo, quando sei lì in faccia. Deve dimostrare di meritare lo stipendio. Anche questo qui non è come detto, non è l'hitbox di un... L'hitbox è il piccolo praticamente. Un po' più piccolo. Il singolo pixel. Però i colpi sono grossi e tu sei abbastanza colpibile, quindi non è che fai dei grandi. Non rischiami di preparare il team in copro, lo porto per benino, dai. Sta. Io, lungo come la fame, non finisce mai, stanno 9-10 schemi. Sto ancora aspettando le chiavi di Salomone. Le chiavi di Salomone. Non voglio farlo tirato via. Sì, bisogna prepararmi, ma ho troppe cose aperte. Peccato però. Potrei vendere qualche figlio però. Sì. Secondo me si libera un po' di tempo libero, spazio, oppure divorzio. Spazia figli, sì. Ma sistemali già direttamente. Esatto. Non hai già fatto qualche matrimonio preparato? No, ma è pazzesco, guarda, adesso quando avevano l'età della tua, tutti quanti, alla fine insomma, vabbè, andi a scuola. Adesso sono sempre a fare delle iscrizioni da qualche parte, a fare delle prenotazioni da qualche altra, a versare dei cose per... È veramente una cosa continua, io non riesco a giocare. Senti che lamenti. Ecco, questo probabilmente mi spazza via in pochi secondi. Inizia a sparare così. Caro papà ti vende, sono moschi, ha bisogno di lui. Ma ci sta. Vabbè, il tuo figlio capirebbe. Magari tra qualche anno ti ricompro, dai. Esatto. Sono morto come un figlio. Lo dai il pegno.
Vabbè, dai, prova a fare qualcosina. Vabbè, il mio giochetto fesso l'ha fatto. No, comunque complimenti per te. Se non te ne eri neanche preparato. Cioè. No, lo faccio così ogni tanto. Giusto. Devo finirlo. C'è chi fa campominato. Esatto. Campominato, penso di non averlo mai fatto. Operato fiorito, che era la versione censurata di campominato. Versione pacifista. Mamma mia, che tristezza quando l'ho non visto. Sono solitario. Quando l'ho visto diventare prato fiorito, è calato un mito. Quindi c'è ancora un po' di tempo. Adesso io porterò un giochino che mi è stato anche chiesto un paio di volte in chat. Non farò un CC perché è ancora in fase di studio. Non so neanche se lo finirò. Però intanto ci giochiamo. Ce lo guardiamo, insomma, ce lo apprezziamo la grafica. Sì, esatto. So cosa vuol fare. Lo apprezziamo un po' per tutto quello che ci può offrire il giochino. E niente, quindi non aspettatevi grandi imprese, però ci sta. Detto questo, andiamo di Death Smile. Il mega black label. Sì. Perché in quello originale non si può prendere la streghetta nera. No, si possono prendere le varie streghette, però devi fare un codice ed è una palla assurda. Quindi preferisco andare sul Mega Black Label, che ha già tutto. Io non mi sono mai trovato molto questo gioco, per via del doppio sparo, di tutta la questione per far punti. Io avendolo sull'Xbox 360, mi ci ho già allenato e tutto. Eh no, chiaro, certo. E comunque l'apprezzo, discretamente. Mi piace più il 2, so che non è emulato. O meglio, comunque, 2008 non ci ha mica messo tanto ad emularlo, perché da un pezzo che ormai i giochi di quella famiglia sono stati messi in mame. Ma dipende dalla scheda. Allora, qua dipende anche dalla partita che farò, perché alcune volte muore il secondo stage. Dalle schede. Altre volte va un po' meglio e vado avanti. Esatto. Era anche una tonta agonista in questo gioco? No. No, solo speciale. Sì. Questo ha livello 1, 2, 2, 3 di difficoltà, sì, dello stesso se no stage. C'è il livello 999 che è il massimo, che ti premia, immagino, in termini di punti. Di punti, però i personaggi ogni volta che muoiono rilasciano degli spari. Mm-hmm. E no. Adesso sai punti. Sì. Questa è una scenografia da vedere. Sì. E lo score system come funziona? Funziona che tu, quando uccidi determinati personaggi, rilasciano delle coroncine, queste. E esatto, perché se rimbalzano ti dà meno punti, però io in questo momento me ne sbatto, esatto. Detto questo, c'hai un contatore di coroncine. Quando raggiungi almeno 500 coroncine, puoi attivare una special dove fai più male e fai però fai anche molti più punti, ok? One shot, devi usare nel posto propizio. Sì, conviene di solito. No, è una cosa che ti potenzia per il tempo, perché dopo va a scalare questa cosa. E puoi caricarlo fino a un massimo di 1000. Adesso io nel primo stage non la uso, che mi serve per far punti nel secondo stage. Comunque, una volta che tu ce l'hai a 1000, le corone che ti rilascia i nemici sono tutte corone dorate e ti danno già un pacco di punti, perché poi c'è il moltiplicatore. Quindi vale la pena tenersela a 1000. Anche sì. Grazie per il follow! Grazie per il follow! Non so, esatto. Adesso non so dove guardare, oddio, non ci vedo. Ma hai colpito, bastardo! King Jeff. Ma hai colpito di nuovo. Tre colpi sono pesanti. Comunque grazie per il follow. Non ci abbiamo fatto. Kings è qua. Kings CF. Hai scritto più in grande lì, stavo guardando in piccolo che mi sono cavato la vista. L'ho messo a posto. Non ce l'ho fatta. Sono vecchio fuori, vecchio dentro.
Dai che siamo quasi 300 follower, ragazzi. Chi non l'ha ancora messo, mi raccomando, che siamo praticamente a 300 follower. Vedi qua, arrivarci con 1000 già farmi tantissime corone. No! Però ecco, mi ha tolto le corone nel momento più inopportuno. Propizio. Sì. Adesso qua mi sono potenziato. È uno dei trucchi per far punti. Ma non sei passato dei proiettili viola, giurerei che tu l'abbia fatto. Sei passato di mezzo a dei proiettili viola. Ma la sua detox, vedi quella. Sì, è bassissimo. Quel quadratino, quel cuoricino. E basta? Dentro, sì. No. Aspetta, questa la rifaccio, dai. In realtà è anche un pochino più piccola. Questa la rifaccio che è andata male. Poi a parte che il boss all'inizio mi ha toccato 3 volte. E quella sarebbe stata una serie. Sarebbe stata una partita già da quittare lì, però. Rage quit al primo schema. Rage quit a manetta. È possibile che il true last boss di questo gioco sia una specie di nerd? No, è un mega drago. No, un ragazzo. Il true last boss. Il true last boss o un mega drago? Allora non mi ricordo che gioco. No, perché mi ricordo di aver visto un Danmaku di questi qua della cave. Che alla fine il mostro finale, però non il quello che fai due volte, quello che c'è dopo, il true last boss. È una specie di ragazzotto che ha la maglietta bianca e i pantaloni marroni, mi sembra, che vola e spara chiaramente. Sarà Dere o Espera Luda. Facile, sì. Mi ricordo di aver visto dei replay, però forse... Li proviamo. Lo collegavo a Death Mike come un gioco, ma sai, non l'ho visto più tanto. Sono dei verticali. No, quello io è il risultato. Nella cave non ce n'è. Presumo della cave perché riempie lo schermo di proiettili, magari no. Mi piace il cagnone, quello che mi su dalle scale adesso. Ma la patina la puoi, infatti, mi sembra la puoi far girare, no? Sì, se tieni premuto ruota. Ruota, se tu invece tappi per sparare la. Si blocca. Sì, dai, continua a sparare in quella posizione lì. Però cambia tipo di sparo. Cioè, se io tengo premuto fa le rose che fanno un male boia. E tu probabilmente era lì. Sì. Cioè, ma neanche di tanto. E se invece tappo fa lo sparo continuo che comunque è buonino. Tappa bene avanti. Esatto. Dai! Sì, è ancora 1000. Sì, però. È che non bisogna perdere energia al primo schema, dai. Proprio c'è modo di recuperarla, no? Sì, è un po'. Sei un po' ostico però. Buonasera Cartman. Ciao Cartman, ciao. Buona serata, grazie. Che cosa ti sei perso? Ti sei perso un paio di picchiaduro. Il primo l'ho fatto io, si chiama Metamocaster. Pochi nemici ma alti come tutto lo schermo e cattivissimi. Poi lui ha fatto Tekken 3. E poi così, tanto perché non era allenato, Xur ha fatto, si chiama, hai detto? Sorcerer Strike, il primo della Raising. Ma però, non ha fatto così. Ma insomma, non ha fatto così, sì, ma... Ecco, giro risposto per me. Vediamo se riusciamo a fare sto schema, no? Riusciamo a fare sto schema un po' meglio. E questo è il primo stage dove fa punti 6. Non ha mica funzionato. Non si è mica sentito. Come? Allora, concentrato. Ma ti giuro, ma sono dei vuoti. Sai,
No, forse mi stanno prendendo gli alieni a fare esperimenti. C'è la smart bomb? Sì, c'è. Cos'è che cancella i proiettili? Sono spariti dei proiettili, questo non me lo sono sognato, sarò vecchio ma non me lo sono sognato. Sai come molti quando vi potenzia forse. Quando dipende con che tipo di sparo ci viene determinato il nemico. Se questi esplodono spesso si portano dietro. Si trasformano in proiettili in morti, come ha fatto adesso. È un gioco da giovani. È una cosa tipica di io mi ricordo di aver provato alla morte a cercare di imparare a far punti a Pro Gear. Ecco, guarda già quanti punti ho fatto grazie a sta cosa. Ma infatti ci sono rimasto male, perché nonostante tanti tentativi, ok, ho avuto i proiettili, che cerco di far punti. Ma ci riusciamo. Siamo fatti una ragione. Mattia recupero il filo degli auricolari e do un occhio al cellulare e un altro al monitor dell'ufficio. Grandissimo. Allora, qua come si è messi? Qua. Questo lo facciamo a livello 2. Perché il boss mi dà un fastidio, se no. Sì. Poi se tu fai troppi livelli a livello 3 il giochino dopo un po' va automaticamente a livello 999. Quindi ti devi un po' giostrare la cosa, devi fargli credere che in alcuni livelli preferisci farli un po' da noob, diciamo. I nipo coreani mafia lo fanno tutto a 999. Ovvio. Bisogna scrivere per far dire Nippo coreano in mafia. Nippo K. Nippo K. Ecco, dovrei vincere fra poco il primo cubetto di energia. Come mai hai consumato le bombe? Cioè, no, bombe no, le ho 3D. Ma le colombe, le colombe dicevo. Corone perché ho usato il power up per far punti. Ah no, ha incubato. Allora, rifaccio. Oh, il buio con le scale. Non la firmo neanche, guarda. Non merita. Che posso far molto meglio. E la neretta lì, la con le luce sul Casper. Ah, è forte anche lei. Però questa fa molto più male i boss. Grazie a quelle rose che lancia il mio folletto che mi segue, lì la mia fatina.
e ho preso delle botte in cose che non avrei mai dovuto. Perché è vero che molto probabilmente l'uncicino lo facciamo, però diciamo che non me la cavo neanche malazzo per farci. Quindi ci terrei a far vedere una partita almeno decente. Tra l'altro anche cercare di sfruttarti subito di fare punti, quindi di giocarlo nel modo finale. Sembra sempre un po' troppo confusionario per il mio canone. No, io non, non credo che ce la farei. Non ho problemi di situazione, ma forse perché sono già qua. Io sto guardando. Quindi, per dirti quanto fa male sto mino, guarda il boss come gli cala in fretta l'energia. Con altri mini non è così veloce, diciamo. Abbiamo fatto come Dio comanda. Bravo. Porco capo. Immagini camera, immagini manga a capo. Esatto. Questa l'hai fatta a tre? Sì. Questo va fatto a tre perché devi farmare il farmabile proprio da qua. Devi sfruttare sto stage per far punti nella maniera più proprio evil possibile. No, me l'ho potenziato, dai. Non è ancora a 1000? Oh, niente, guarda, mi faccio uccidere. Saluti la bottiglia. Cavolo, avevo fatto un primo stage da manuale. Quanto hai su Xbox One? So, allora, su Xbox One, anzi, sulla 360 avevo fatto 96 milioni. Ieri a 40, quando... la voglia da prima, però ultimamente ci ho rigiocato su Mame qua e ho fatto 178. Infernal Ballet Hell. Facendo 178 sono arrivato alla prima trasformazione del boss finale. Questo si giocherebbe in due a schermo? Sì. Madonna, che casino di era. Ah, ma non ti va mai bene niente. No, qua. No, io sono bisogno delle cose semplici, Xavius, cose qua. Lo facciamo? Lo so, ma in ogni caso stavo qui, visto che qui i colpi sono belli evidenziati, sono sì. Sopra, non è tanto meno il casino che c'è. Esatto, molto. No, mi piace vederlo, però sì. Thank you.
No, non mi cadono, ma facciamo punti. Sì, no. Devi mantenere l'accendere. Ah, no, no, quello no. Qua ci siamo. Cosa fa? Qua io mi sono fatto il mio schemino di livelli da affrontare nella sequenza che dico io, diciamo, che comunque ti dà un po' di libertà su come vuoi affrontare alcuni schemi. Mm-hmm. Cambia anche l'orizzonte di punti che puoi aspettarti, immagino. Certo, certo, certo. Non mi sono studiato in quale maniera fai più punti, esatto. Mi sono solo studiato come riesco a giocarli meglio io. Ah no, cavolo! Ah, dai! Quanto mi dà, quanto mi sta sulle scatole sta roba. Guarda, uso anche le bombe, non frega niente. In realtà sì. In genere, quindi, che... se tu all'ultimo schema batti il primo ultimo boss senza bombe, poi accedi dopo il secondo boss al tuo last boss. C'era un gioco che ti faceva fare il tuo last boss se tu l'hai usato non più di tot vite o di bombe, poche, però sì, c'era un po'. Era da non pacci. È uno che ha i vari cose, requisiti. I vari requisiti che puoi soddisfare. Cioè. Non devi soddisfare tutto. Chi se va? Due. Andiamo dalla Lola. Dalla Lola? La mucca? Sì, la mucca. Quella che prima. Quella che ti ha incubato? Sì. Io se la faceva in viola era più perfetta. Che poi in realtà si chiama Mary, però è la Lola. Nome in codice Lola. Anche pochi punti, non riesco a vincere la vita sicuro.
Sposta a destra e a sinistra, no, a livello 2 è un po' più facile. Ah, giusto, che non fa. Sei a qua mi darebbe da qualche parte un mezzo cubetto, però non mi ricordo più dove e come si trigger. Allora avessi ancora tutta l'energia avrebbe un sacco di punti o aggiungerebbe un quadro? Non l'ho mai scoperto questo perché non ho di questi problemi. Titolo di cubetto. No, certo. Perché proprio non so. Immagino sì, che premi, eh sì. Eccola, è fatta. Ma non era particolarmente misterioso. Pensavo peggio, ma no! Dai! Che odio, qua mi riempiva di punti spaccare il coso col power up. Go! Piccole correzioni. Qua io faccio fare lo sporco lavoro alla fattina. Va bene Alex, grazie comunque. Buonanotte. Buonanotte Alex. Ok, questo a livello 3. Tranquillamente utilizzare il power up, magari sto giro la vinciamo la barretta di energia. Yeah.
sì. Un po' più incazzato, però sì. Dai, continuiamo, continuiamo. Ah, bastardo, continui e ti e si riprende la, la barra d'energia che ti ha dato. Ha continuato anche lui. E questo a livello 1. Sì, perché c'è qua c'è lo scontro con un'altra maghetta. Mm-hmm. E a livello 3 o a livello 2 fa delle robe assurde. E io di solito mi tengo sempre il livello 1 solo per questo stage qua, perché te lo fa fare una volta solo il livello 1. Livello 1 la maglietta la batti easy, ma no, livello 2 livello 3 è una palla eterna. Anche qua in realtà sarebbe nascosta dell'energia, però questa faccio molto più fatica a trovare. Ma sbatti contro i petroni? Non mi, cioè, mi sa che si appoggia, sai. No, no, Sakura. Ah, questa forse sarà nel 2. Facile. Ma va veloce qua. Fatto? Sì. Vai a livello 1. Sì, no. Maghetta level 999. Esatto. 999, no. E adesso ultimo stage. Eccolo lì. Penso che su 360 era diventato così bravo che mi triggeravo da solo il livello, cosa facendo tutti gli stage a livello 3, proprio mi divertivo a fare quella roba lì, adesso è proprio lì. Se non avessi tante altre migliaia di robe da fare, sì. Bello comunque anche l'ultimo stage, poi è molto bello. No, fortunatamente, cioè ni, perché alcuni boss effettivamente te li ripeti in maniera molto più, esatto, in maniera molto più easy, però sì.
Sì, in realtà sì. Però stavo riflettendo se c'era un punto dove mi conveniva. Tipo, fra poco mi dovrebbe dare di nuovo la Lola. E preferisco. Ah! E preferisco tenermi. Eccola qua. Tu non mi stai ascoltando. Questo è sempre la tipa che parla col delfino, col cavallo. Lì. Esatto. Scatole, diciamo. Vabbè, basta. Che non mi ascolti e ti mando a andare ad ago quando il volume è troppo alto. Beh, vedi, abbiamo trovato il, non mi ascolti. Il comando giusto. Tu non mi ascolti. Boss, no, cosa dico? No, c'è ancora un po' di schema invece. Devo cambiare ancora stage. Delfino curioso. Ecco, questa è l'ultima parte. Sì. Sai che sta scena così mi ricorda un po' Labyrinth. Per quando c'è il ballo in maschera. So perché, mi fa collegare il tuo ricordo. Gran film, non gli sparare in altro. No. Almeno magari nella versione senza tagli. Esatto. Era per l'Occidente italiano. Esatto. Hanno pensato che non l'avremmo mai capita. Sì, Labyrinth è uno dei miei film preferiti in generale, proprio. Beh, già però mi piaceva all'epoca. Ecco, ora siamo al primo Last Boss. No, questo è il primo Last Boss. Beh, sì, io pensavo che fosse, non mi ricordo. Però è quello lì. Questo è il papà delle tipe. È il papà? Sì. Tutte quante? Non lo so. Alcune? Ecco. Beh, diciamo che... Oh, babbo! Una bimba sa un papà in meno adesso. Anzi, due hanno figlio in meno. Oh, babbo! Giochiamo un po' più safe. Così tanto schiatto al vero boss dopo, tanto. Ecco, a lui non dovresti usare le bombe per vedere il vero boss.
per il trovo la sposa, dici? Sì. Però fa lo stesso. È l'unico requisito? Di poco. Oh babbo! Oh babbo, che tu fai? Dove tu vai? Non ce l'hai mangiato? Ecco. Io nella migliore partita che ho sull'Xbox vedo questo e muoio. Proprio non so come il suo pattern. Ecco. Vabbè. Ah sì sì. Cosa mi ha colpito? I dischi da zinc. Perché me lo devo ancora studiare bene sto gioco prima di sperare di fare. Non ci sono. Bravo! Che si studiano gli schemi. Spermatozoi. Star. Source. Bravissimo! Bel titolo, sì. Sì, vi chiedo scusa per i due continue, ma... Anzi, forse te. È ancora in fase di studio come gioco. Qua, adesso ti fa scegliere... È sopravvissuto oggi. Sì. E lui adesso se ne va nel mondo reale e ti fa scegliere se tu vuoi tornare nel mondo reale anche te, perché è un portale adesso che si è aperto di poco tempo, o vuoi rimanere confinato lì. Ok. C'è sto doppio ending. Giusto. Non mi è piaciuto. Ok. Però l'ha preso. Ok. Facciamo questo. Vediamo cosa salta fuori. È incomprensibile. No, qua ha deciso di seguirlo. Sì. A quanto pare. È tornato in America. E non so cosa. Con la cameriera. E ogni maghetta c'ha il finale suo. Aspetta che vediamo. Facendo questo. Ah, qua se ne va quell'altro. Tu rimani qui e se ne va lei. Quindi vedrai il finale di lei. Ah no. Vedi sempre il bad ending. Sullo 360 c'è un DLC chiamato Mega Black Label, ma secondo me è questo. Questo è sì, Mega questo Black è il Mega Black Label.
Però sì, su 360 ti fai scegliere questa versione oppure la prima versione arcade. Sì, ma certo, anche perché cambia un po' di parametri. Non è molto alto. Questo è il swap più da loro, praticamente. Esatto. Ha un'attività improprio. Partita IVA, eh. Buonanotte, Ago. Ciao, buonanotte. È tornato in America e guadagnasse uno stipendio, come dicevo. Così il babbo non la pulisce più con onde di proiettili. Ci sta. Comunque, sulle note di questo titolo direi che possiamo intanto iniziare a salutare Trugnabe. Trugnabe. E possiamo iniziare a salutare ragazzi, grazie per averci seguito anche in questa avventura di stasera. Sono tornato. Esatto, dove finalmente è tornato Rax, che è stato via per ben due live bolognesi. E vi ricordo di questo sabato del Mega Raduno Avenger qua da noi, cioè qua da me, e faremo streaming tutto il giorno e porteremo un'infinità di titoli. Quindi se potete seguirci anche, non dico dall'inizio, però una capatina durante la giornata popcorn. Ci fa, esatto, ci fa assolutamente piacere. E niente. Che altro dire, ragazzi? Un salutone. Ciao a tutti. Grazie. To be continued. Continua. Sì. E niente. Noi adesso facciamo la nostra sigla finale. E direi che per stasera abbiamo dato. E ci prepariamo per sabato. Sì. Grazie ancora a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Nippo-coreani mafia. One coin clear. Tappami, Levante, tappami. Lo struzzo dei Joust, il mito, cazzo. L'esperto della Golden Era, cioè io. Sono grandi giocatori, hanno ottenuto record inimmaginabili e sono tutti uniti dalla loro immensa passione per i videogames. Ma nessun risultato è ottenuto senza allenamento. Impegnandoti, anche tu puoi essere come un Mame Retro Avenger. Non importa chi sei o cosa fai, ma se hai voglia di giocare, per piacere, try this at all. See?